Benvenuti alle recensioni in audio di Navigando Parole. Oggi parleremo di Storia di un riscatto, la casa abbandonata di Francesco Gabrielli. Storia di un riscatto affronta con sensibilità e profondità il tema del riscatto personale, intrecciando il passato tormentato di un uomo con i paesaggi evocativi della Calabria. Questa opera si distingue per la sua capacità di fondere la narrativa introspettiva con elementi di mistero, creando così un'atmosfera densa di suspense e di riflessione. Parliamo della trama. Un frate, una pergamena e un mistero da risolvere, all'interno di una storia raccontata da un uomo senza nome a una donna misteriosa, in una casa abbandonata di un paesino della Calabria occidentale. La trama segue il ritorno del protagonista nel suo paese natale, dove una passeggiata sul lungomare diventa l'occasione per un confronto con figure del suo passato. Questi incontri evocano una serie di ricordi che si svelano attraverso intricati flashback, arricchendo la narrazione e guidando il lettore attraverso le complesse dinamiche della memoria e del rimpianto. La struttura del romanzo è sapientemente costruita. Gabrielli alterna il presente al flashback con una maestria che mantiene il lettore legato alla storia, desideroso di scoprire il nucleo del tormento del protagonista. La casa abbandonata, meta finale di questo viaggio, si rivela un luogo carico di simbolismo, teatro di rivelazioni dolorose e di momenti di catartica verità. I temi. Il riscatto personale, tema centrale del libro, è esplorato con delicatezza, una delicatezza che tocca profondamente il lettore. Il protagonista, il cui nome non viene mai rivelato, riflette ogni uomo che si trova a fare i conti con le scelte del proprio passato. La sua lotta interna per liberarsi dai fantasmi, delle decisioni sbagliate e dalle opportunità perdute è descritta con un realismo toccante che non manca di suscitare empatia. Accanto al riscatto altri temi emergono con forza: il peso del passato, la difficoltà di perdonare se stessi, l'inesorabile passaggio del tempo. Questi temi sono intrecciati abilmente, conferendo al romanzo una ricchezza tematica che invita a riflessioni profonde e personali. Il romanzo è diviso in due parti. La prima parte è un racconto intimista dello stesso scrittore che apporta una sua parte autobiografica all'interno del libro. Si parla della famiglia, di una madre prevaricatrice che cerca di prendere le decisioni per i propri figli, fino a raggiungere una seconda parte dove invece si lascia la parte autobiografica per dare più spazio al mistero stesso della pergamena e del frate. Elementi centrali che poi continueranno ad esserlo per i futuri libri. Questo è il romanzo di esordio primo di una trilogia per Francesco Gabrielli. Parliamo dei personaggi. La caratterizzazione dei personaggi è uno dei punti di forza del romanzo. Il protagonista, con la sua profondità e complessità, è un personaggio memorabile, ben delineato nelle sue contraddizioni e nei suoi desideri. La donna misteriosa, figura chiave nella narrazione, agisce come un catalizzatore per le riflessioni del protagonista, sfidandolo a guardare oltre il velo delle apparenze. Lo stile di Gabrielli è elegante e ricco di metafore. La sua prosa, ora fluente, ora tagliente, si adatta perfettamente al ritmo della narrazione, ora accelerando per accompagnare momenti di tensione, ora rallentando per lasciare spazio alla contemplazione. L'uso descrittivo dei paesaggi calabresi non è solo un mero sfondo, ma un elemento attivo della storia, che rispecchia e amplifica gli stati d'animo del protagonista. Ogni capitolo ha come incipit un elemento storico, un fatto storico realmente accaduto
nel momento, nel periodo in cui viene appunto ambientato il capitolo. E questo fa sì che ogni parte che il lettore andrà a leggere appaia più contestualizzata in un mondo reale dove molti si potranno riconoscere. In conclusione, Storia di un riscatto, La casa abbandonata, è un'opera intensa e coinvolgente che segna un debutto promettente per Francesco Gabrieli, attraverso una narrazione che abbraccia temi universali con una prospettiva intima e personale. Questo romanzo non è solo una storia di riscatto, ma anche un invito a riflettere sulla propria vita, sui rimpianti e sulle possibilità di redenzione. Con questo libro, Gabrieli dimostra di essere un narratore dotato, capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano. Vi ricordo che potrete acquistare il libro direttamente dal link Amazon che troverete nella descrizione. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi abbia dato lo stimolo per scoprire qualcosa di più su questo affascinante romanzo semi-autobiografico dell'autore, che ha dato vita a una trilogia molto interessante. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate i nostri video e non fatevi fregare. Leggete sempre, perché leggere rende liberi. Ciao e a presto!